Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Salvini, in una lunga intervista, parla anche dei pescatori liberati e commenta il rilascio appunto dei 18 pescatori di Mazara del Vallo in Sicilia, liberati in Libia. Dice Berlusconi, dice che sono stati liberati per merito di Putin. Io so che è stato grazie alla nostra intelligence, afferma. Sottolinea di quello che hanno fatto i nostri servizi. Poi, se ci fosse stato un aiuto esterno, non vedo quale sarebbe la negatività. E sull'ipotesi del riscatto tagliacorto, abbiamo pagato per gente ben diversa, non per chi sta in mare a pescare. Non sarebbe uno scandalo se avessimo pagato anche in questo caso. Io credo che c'è stato l'intervento diretto di Silvio Berlusconi che ha chiamato il suo amico Putin, ma il suo amico non è un modo di dire, è realmente suo amico. Gli ha chiesto di intercedere, in quanto lui, non essendo più nella politica e al governo, non può intercedere, non avrebbe avuto la possibilità di intercedere. Quindi, secondo me, ha avuto un ruolo fondamentale Berlusconi, e poi sicuramente l'intelligence ha lavorato in questi mesi e l'intelligence ha portato poi alla definitiva liberazione, magari pagando un riscatto, come abbiamo pagato il riscatto per tante altre persone, perché si dice, non si dice, si sa e non si sa che in Italia c'è un fondo per pagare i riscatti su queste cose qua. Non lo si può dire perché sennò comincerebbero i rapimenti se si sapesse realmente, ufficialmente, che c'è un fondo con tot soldi per i rapimenti, ma c'è, ne sono sicuro, quindi è stato pagato un riscatto, io ne sono certo, un riscatto dove è stato chiesto non solo dei soldi, ma anche la passerella di Conte Di Maio per far prendere punti politicamente a questo generale Haftar, e poi sicuramente è saltata quella richiesta dello scambio di ostaggi. Quindi l'intervento di Berlusconi che ha fatto intervenire Putin è per far, diciamo, convincere Haftar a non chiedere più la liberazione dei quattro calciatori finti, criminali che sono in Italia, ma probabilmente c'è stato un pagamento e tutto quanto. Quindi, anche se poi non è stato alla fine Putin a convincere Haftar, sicuramente dobbiamo dire che Berlusconi ha provato, ha chiamato il suo amico per farli liberare. Questa è la differenza tra la forza internazionale che può avere Silvio Berlusconi e la non forza, l'inesistenza internazionale di Di Maio e di Conte. Di Maio non è neanche da prendere in considerazione. Di Maio è un ministro degli esteri per caso, è una persona messa lì per caso, dai. Non raccontiamoci la storia, di Pippo e Pluto. Al posto di Di Maio potrebbe esserci chiunque in Italia, no? Un passante lo mettete lì che fa il ministro degli esteri, che non sa l'inglese, che va in giro a dare le strette di mano, ma questa è la realtà. Mentre sul sindaco di Roma dice Matteo Salvini che la situazione nella capitale è in stand-by, perché da una parte c'è Bertolaso, Forza Italia, dall'altra c'è Rocca, Fratelli d'Italia. Lui dice: io sto provando a cercare altre ipotesi, io ho incontrato entrambi, ma ognuno è fermo sulle sue posizioni. Ma io mi chiedo, ma il centrodestra non si era suddiviso delle città? Tu questa città, io questa, tu metti un tuo candidato qui. Non se le erano suddivise, quindi non ho capito la litigata su Roma. Roma, a chi era destinata l'elezione del sindaco di Roma? La proposta di un candidato sindaco, perché io mi ricordo che si erano suddivisi le città, no? Capisco che Roma è importante, però a chi era destinata? A Forza Italia o a Fratelli d'Italia? Perché se Salvini dice sono fermi sulle due posizioni, vuol dire che Roma non era destinata alla Lega, quindi era destinata a Fratelli d'Italia o a Forza Italia? Io non me lo ricordo. Quindi la litigata tra Bertolaso e Rocca, nel senso, deve prevalere il partito a cui era destinata la candidatura in questa città. Vedremo. Poi parla anche di altre realtà. Matteo Salvini dice: ci sono tante elezioni in vista, le suppletive a Siena, le comunali da Milano a Napoli, a Bologna. A Bologna oggi si presenta un
civico. C'è questo Battistini e noi andiamo a conoscerlo perché già presentare una lista civica in quella città è degno di nota. Su Milano ho incontrato due o tre persone, un nome l'ho girato anche a Forza Italia e Fratelli d'Italia. Anche a Napoli c'è Maresca, dice ancora ricordando che il centrodestra sta puntando su nuovi nomi fuori dai partiti, quindi delle personalità al di fuori della politica, cioè non politici conosciuti, ma possono essere persone della società civile, persone influenti, persone che hanno un certo carisma, eccetera, eccetera. Mentre sulla Calabria, lui dice, sulle prossime consultazioni in Calabria per il dopo Santelli, Salvini dice, ci dovrebbe votare a febbraio, si dovrebbe votare a febbraio, sempre che non rimandino. Anche lì gli alleati stanno ragionando di altri nomi, lì credo che si potrebbe vincere. Mentre sul vaccino dice il medico di famiglia, per ora gli faccio gli auguri, dice Salvini, perché dice sì, io farò il vaccino pubblicamente, ma mi toccherà dopo, visto che non sono in una categoria a rischio tra i primi previsti per la vaccinazione. Mi rifiuto di fare la vaccinazione mediatica prima degli altri e aspetto con calma. Mentre sul Papa dice mi piacerebbe incontrarlo, non perché lo abbia mai chiesto, è la guida spirituale del popolo cattolico di cui sono umilmente parte. Lui non può non avere tutta la mia stima, parlando di Papa Francesco, il pontefice massimo. Mentre dice: non parlo di vicende private, parlo delle sei piante di pomodoro che sono defunte. Se ne riparla in primavera, dice Salvini, rispondendo così alla fidanzata Francesca, che lo ha rimproverato di prendersi poco cura del loro orto, una metafora per pensare a costruire qualcosa insieme? Dice: ma no, non era questo, è tutto molto più banale. In primavera toso il prato, ironizza, poi ammette di non aver pensato neanche al regalo di Natale. È il 22, ride, ma ancora c'è tempo, no? Dice il leader della Lega. Quindi deve tosare il prato e va bene, e cura un po' più i pomodori, nel senso che io una volta ho messo due semi qua in giardino, mi sono venute fuori delle piante di pomodoro. Ho raccolto i pomodori, sono un agricoltore diretto, braccia rubate all'agricoltura. A me piace il giardino, cioè qui ho qualche pianta nel giardino che curo, che innaffio tutti i giorni. Va bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, siamo anche in Facebook, in internet e anche nell'altro canale di YouTube, Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.